Hi guys, welcome back to another lesson of my B2 English course. Today we're going to do some practice about articles. Salve ragazzi, bentornati al mio corso di inglese B2. Oggi faremo una lezione pratica sugli articoli. Sembra un argomento scontato, ma non lo è, perché in inglese è soprattutto difficile stabilire quando va usato l'articolo e quando non va usato. Ho incluso, come sempre, qualche diapositiva di ripasso. Ma io vi consiglio di andare a ripassare la lezione numero 8 del mio canale, trovate il link anche sui commenti, e di prestare particolare attenzione alle diapositive in cui si parla dell'uso dell'articolo con i nomi di luogo. È anche un argomento molto interessante. Se vi sentite già pronti per iniziare, fatelo pure, andate a vostro ritmo, mettete in pausa il video quando volete. Se avete commenti, richieste di consigli, potete sempre scrivermi al mio indirizzo mail o lasciando un commento al video. Buon divertimento e buona fortuna! Allora ragazzi, come vi ho detto, se volete ripassare per esteso la lezione numero 8 oppure dare un'occhiata qua e là, questo è il link che ho incluso anche nei commenti. Prima di iniziare con gli esercizi, facciamo una breve carrellata sugli articoli. L'articolo indeterminativo, come in italiano, si utilizza quando si parla di una persona, un animale o una cosa in modo generico, senza andare sullo specifico. Da ricordare che il suono, l'articolo an, si utilizza non di fronte ad una vocale, perché dire questo non è del tutto corretto, ma di fronte ad un suono vocale. Se siete in dubbio rispetto a questo concetto, andate appunto a ripassarvi la lezione numero 8 oppure date una veloce occhiata a questa tabella. In inglese c'è un unico articolo determinativo che vale per il singolare, il plurale, maschile e femminile, che si utilizza quando si è specifici su un animale, una cosa, una persona. Da però è anche oggetto di tante eccezioni e tante regole che sono tutte spiegate appunto nella lezione numero 8. Infine, gli inglesi utilizzano anche il concetto di zero article, cioè quei casi in cui l'articolo non è proprio richiesto. Sono casi in cui spesso noi italiani ci sbagliamo, perché in italiano magari si usa in quell'espressione particolare l'articolo e invece in inglese non è richiesto. Vediamo insieme il primo esercizio. In questo esercizio dovete scegliere tra quelle in grassetto la parola o la frase corrette. Mettete in pausa il video se volete, scrivete la vostra risposta su un pezzo di carta e poi confronteremo le soluzioni insieme. I love this time in morning or in the morning when the sun is coming up. Cricket or the cricket is not as popular as football or the football. I'm tired of walking, so I think I'll catch bus or I'll catch the bus. I wasn't able to concentrate on my studying because I had a headache or I had the headache. The robber was sent to prison or was sent to the prison for his crime. My friend works as a teacher or as teacher in my son's school. The underground closes at 11, so we'll have to take a taxi or the taxi. I like to listen to music or the music in the evening or evening. My favorite subject at school is maths or the maths.
Jazz music, or the jazz music, appeared in America in 1920s or in the 1920s. Com'è andata? Spero bene. Vediamo insieme le soluzioni. I love this time in the morning when the sun is coming up. Allora, the morning, come the evening, the afternoon, è un'espressione di tempo che richiede the. Cricket è un nome di sport, come football, quindi con i nomi di sport o giochi non si usa l'articolo the. Cioè è uno di quei casi in cui si richiede lo zero article. I'm tired of walking, so I think I'll catch the bus. In generale, con i mezzi di trasporto si utilizza the. A meno che intendiamo il modo in cui siamo arrivati, by bus, by train, by car, etc. I wasn't able to concentrate on my studying because I had a headache. Quando si parla di dolori, si usa a, l'articolo indeterminativo. The robber was sent to prison for his crime. Allora, questo è un caso molto particolare, perché quando si parla di, per esempio, prigione o ospedale, vedrete sicuramente delle frasi che utilizzano l'articolo e delle frasi che non utilizzano l'articolo, quindi è molto facile confondersi. Ci chiediamo, ma allora si usa con prison and hospital l'articolo oppure no? Beh, dipende dai casi. Se si va come utenti, cioè o come prigionieri o come pazienti, allora non ci vuole l'articolo. I'm going to prison significa che sto andando in galera, proprio come criminale. I'm going to hospital significa che sto andando all'ospedale come paziente. I'm going to the hospital significa che sto andando all'ospedale probabilmente a visitare qualcuno. I'm going to the prison significa analogamente che sto andando a visitare qualcuno che è in prigione. My friend works as a teacher in my son's school. Allora, in questo caso si deve mettere l'articolo indeterminativo quando si parla di professioni o lavori in generale. The underground closes at 11, so we'll have to take a taxi. Rappresenta un po' un'eccezione riguardo ai mezzi di trasporto. Quando si parla di taxi o il londinese cab, bisogna mettere l'articolo indeterminativo. I like to listen to music. Ecco, musica è un'idea generale, un concetto generale e non richiede l'articolo. In the evening, abbiamo visto prima l'espressione di tempo, che richiedono the morning, the evening, the afternoon, eccetera. My favorite subject at school is maths. Allora, non si richiede l'articolo con i soggetti accademici o con il nome di materie scientifiche. E infine, jazz music, anche se sto specificando il genere di musica, non ci vuole l'articolo. Appeared in America in the 1920s. Vi ricordate con le espressioni di tempo? Dicevamo che se io specifico un anno in particolare, I was born in 1978, allora in questo caso non ci vuole l'articolo. Ma se intendo gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40, eccetera, allora metto una S alla fine del numero e metto l'articolo prima del numero. Ed eccoci arrivati al secondo esercizio. Qui dovete scegliere una delle quattro risposte presentate. Se pensate che non ci sia bisogno di nessuna parola, scegliete D. Oh, I forgot to tell you, we've got new flatmate. Flatmate è un coinquilino. Scegliete la risposta. Here's new CD you asked to borrow. Ecco, nuovo CD che hai chiesto in prestito. We're out of bread, so could you get some from the supermarket? Abbiamo finito il pane. Potresti prenderne un po' dal supermercato?
The prize is a unique opportunity to travel the world. It looks like glass in your kitchen window is cracked. Ancora qualche frase prima di passare alle correzioni. It's honor to have you in my humble abode. Humble abode significa umile dimora. Ovviamente è un linguaggio quasi figurato, molto forbito, usato sicuramente più per impressionare che nella conversazione reale. There's good chance we'll be late for the meeting. Reports are coming in of a major oil spill in Mediterranean. Stanno arrivando rapporti o notizie o cronache di una perdita di petrolio molto importante nel Mar Mediterraneo. I want to see my doctor because I'm struggling to sleep at night. Do you think they'll ever send a manned mission to Venus? Pensi che spediranno mai una missione di uomini su Venere? Per quanto riguarda la frase 8 e la frase 10, vi consiglio, se volete ripassare quella lezione che vi ho detto, cercate la slide relativa all'uso dell'articolo con i nomi di luogo, perché è molto interessante. Vi fa proprio vedere tutti i casi in cui va usato l'articolo e in cui non va usato. Vediamo infine le soluzioni dell'esercizio numero 2. Oh, I forgot to tell you, we've got a new flatmate. Qui la soluzione era quella della lettera A, cioè l'articolo A, l'articolo indeterminativo, perché non sta specificando chi è il nuovo coinquilino, è un nuovo coinquilino per il momento generico. Here's the new CD you asked to borrow. Abbiamo bisogno di mettere l'articolo determinativo perché io sto specificando di quale CD sto parlando, quello che tu mi hai chiesto. We're out of bread, so could you get some from the supermarket? Qui non ci vuole nessuna parola, quindi la soluzione era la D. The prize is a unique opportunity to travel the world. Qui è un'espressione generica, è un'opportunità unica, quindi ci vuole l'articolo indeterminativo. Avete notato che, sebbene la parola unique cominci per vocale, in realtà quello non è un suono vocale, perché unique, il suono U, è considerato in inglese un suono consonante ed è per questo che non si mette an davanti a unique, ma si mette a unique opportunity to travel the world. It looks like the glass in your kitchen window is cracked. Ancora una volta sto specificando quale vetro di quale stanza è rotto, quindi ho bisogno di usare l'articolo determinativo. Vediamo infine la soluzione alla seconda parte dell'esercizio 2. It's an honor to have you in my humble abode. Allora, qui si utilizza l'articolo indeterminativo an, quello cioè che si utilizza sempre davanti ai suoni vocali. H tecnicamente è una consonante, ma la parola honor
non utilizza la H aspirata, non si dice hana, ma si dice ana, quindi è un suono vocale e ci vuole an. There's a good chance we'll be late for the meeting. Questa è un'espressione che utilizza l'articolo indeterminativo, a good chance. Reports are coming in of a major oil spill in the Mediterranean. Con i corsi d'acqua, con i nomi dei corsi d'acqua, con i nomi dei fiumi, con i nomi dei mari, si utilizza l'articolo determinativo. Questa rappresenta un'eccezione alla regola generale che con i nomi di luogo non si utilizza nessun articolo. Per esempio, I'm going to France. I'm going to Paris. Questa è la regola generale. Niente articolo con i nomi di luogo. Però vi invito a guardarvi quella diapositiva che spiega per filo e per segno le regole con tutti i diversi tipi di nomi di luogo, perché a questa regola ci sono numerose eccezioni ed è anche una diapositiva molto interessante. I want to see my doctor because I'm struggling to sleep at night. Qui non ci voleva assolutamente niente, perché at night è un'espressione di tempo che si utilizza in questo modo. In questa frase non avrei potuto dire at the night o in the night, per esempio, perché si dice at night. Do you think they'll ever send a manned mission to Venus? Ecco, Venus significa Venere, quindi è il nome di un pianeta, è ricompreso nei nomi di luoghi e in questo caso si segue la regola generale che con i nomi di luoghi non si utilizza the. Siamo arrivati alla fine della lezione pratica e spero che sia andata bene e che gli esercizi vi siano rimasti utili. Vi lascio come extra bonus in compagnia di queste due diapositive relative ai nomi di luogo che vi dicevo. E buono studio! Se volete più esercizi, contattatemi. Ciao!